90.000 spettatori, 105 milioni di incasso, primato dei primati. Ore 16 giunge il Presidente della Repubblica accompagnato da Donna Ida. La breve, solenne cerimonia ha inizio. È il 17 maggio 1953. Dopo 20 anni si realizza un sogno a lungo inseguito. Dare a Roma un grande stadio. Prendono le vie del cielo anche 3.000 colombi. Sfilano in parata con un sincronismo che anche il più addestrato reggimento potrebbe invidiare. Il progetto di uno stadio olimpionico era nato alla fine degli anni 20, durante il fascismo. Nel 1928 l'architetto Enrico Del Debbio mette mano all'opera destinata ad ospitare 100.000 spettatori. Farà parte di un complesso monumentale, il Foro Mussolini, città ideale dello sport e palestra di cultura fisica per i giovani. Lo stadio, pensato per il calcio e l'atletica, ospita soprattutto le parate del regime e adunate sempre più marziali. Il Duce, affiancato dal fondatore e comandante della gloriosa Legione del Tercio e dall'inviato della Spagna Nazionale, presenzia allo stadio Mussolini le manifestazioni della grande giornata dedicata alla solidarietà con la Spagna di Franco, alla leva fascista e al saggio ginico nazionale. Ma passeranno anni prima che lo sport faccia il suo ingresso trionfale. Nella notte dell'8 maggio 1938, dalle tribune si affaccia la storia e sul prato del futuro olimpico si accende il più tragico simbolo del XX secolo. Si aspettano atleti ed emozioni, ma arriva un conflitto terribile e devastante. La guerra spazza via tutto, sogni, progetti e vite. Nel fragile dopoguerra, lo stadio ancora in costruzione è testimone di anni difficili. Ad un passo dalle sue mura ha luogo il primo comizio di Palmiro Togliatti dopo l'attentato del 1948. Amici, compagni, fa sempre piacere, che profondamente commuove vedere riunita una massa di popolo libera ed entusiasta come questa, avere in un giorno come questo benigni il sole e il cielo di Roma. Nel 1950 si riprende a costruire. Per 3 anni si lavora senza sosta. Tutto è ormai pronto. Ore 16:10. La partita è decisiva per la Coppa Internazionale. Ungheresi e italiani al centro del campo. Per il calcio d'inizio viene invitata la squadra di calcio più forte del mondo, la grande Ungheria di Puskas, un ostacolo insormontabile per la nazionale italiana allenata dal leggendario Peppino Meazza. Il primo storico gol è di Nandor Ideguti, al 40° minuto. Poi nel secondo tempo Puskas segna altre 2 reti. Finisce 3-0 per la squadra d'oro.